Abbiamo sentito oggi la piena dell'Arno, soprattutto a Pisa, ha tenuto la città con il fiato sospeso per ore, ecco. Ancora 24 ore di allerta meteo in Maremma, restano chiuse le scuole, gli uffici pubblici, le strade diventate torrenti sono impraticabili, sottopassi allagati, case isolate, decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco. Sembrava tutto tranquillo, sembrava che il pericolo fosse rientrato e invece il maltempo non dà tregua alla Toscana, la regione più colpita. Sotto osservazione l'Arno in piena, le province interessate sono quelle di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Siena. Guardate il livello del fiume, in attesa dell'onda di piena l'esercito ha disposto sacchi di sabbia lungo gli argini. Dai pontili sono state tolte le barche ormeggiate, altre messe in sicurezza. Notte di paura per i continui allagamenti, smottamenti e frane nella provincia di Pistoia ed Empoli. Nel centro di Pisa, invece, riaperti lungarni e ponti dopo il passaggio senza disagi dell'ondata di piena. I livelli del fiume sono stabili, anche se permane lo stato di attenzione per monitorare fino a sera l'evolversi della situazione. L'Arno resta sorvegliato speciale perché il vento di libeccio, minacciato dalle previsioni, potrebbe rendere più complicato il deflusso di acqua e detriti alla foce.